Grecia nell'età classica, Atene e Sparta, le due più potenti città della Grecia, pur appartenendo alla stessa civiltà, sono profondamente diverse tra loro. Atene, dopo successive riforme alla fine del VI secolo a.C., adotta un regime democratico. Sparta, fin dalle sue origini, è retta da una ristretta oligarchia. Le città-stato greche non costituirono mai un'unità politica, Sparta e Atene in particolare furono sempre in lotta più o meno aperta tra di loro. Tuttavia esse sanno temporaneamente coalizzarsi per difendere l'autonomia e la libertà del mondo greco contro i persiani, che all'inizio del V secolo a.C. tentano di conquistare la Grecia, ma vengono imprevedibilmente sconfitti. Da questa vittoria Atene, che ne è la principale protagonista, trae il prestigio e la forza per imporre la propria egemonia economica e politica. Sul finire del VI secolo a.C., tra le varie poleis greche, ne emersero due in particolare, Atene e Sparta, che rapidamente ottennero un ruolo di primaria importanza, politica ma anche culturale, all'interno del mondo greco. Esse incarnarono due differenti modalità di governo e di sistema politico, una peculiarità a cui Atene e Sparta hanno legato il loro ricordo nei secoli. Essendo di fatto alternativi, questi due modelli politici entrarono presto in competizione e quindi nel V e nel IV secolo a.C. in lotta, come vedremo. Un conflitto che di fatto sancirà la fine della libertà e della grandezza della Grecia. La democrazia ateniese. A partire dal VI secolo a.C., Atene conobbe un'evoluzione progressiva legata alle riforme di Solone e poi di Clistene, che da un sistema politico oligarchico, cioè dominato dalla minoranza dei nobili, la condusse a un sistema sostanzialmente democratico. Tutti i cittadini, anche i meno ricchi, avevano diritto di partecipare alla vita politica della città. Le cariche pubbliche erano aperte a ognuno di loro e venivano assegnate mediante sorteggio. Va però precisato che tali cariche erano aperte ai soli cittadini maschi, non stranieri, e di condizione libera. Anche nella democratica Atene, infatti, sussisteva la schiavitù, come in molte altre società antiche, e gli schiavi erano ovviamente esclusi dalla vita politica. Insieme a loro pativano questa esclusione anche le donne. Il modello oligarchico di Sparta. Se Atene, pur con i limiti indicati, costituì il modello di governo democratico, Sparta rappresentò nel mondo greco il modello oligarchico. Anche le istituzioni spartane conobbero un'evoluzione che vide il passaggio dalle leggi non scritte alle leggi scritte. Tuttavia, Sparta non giunse mai a istituire una democrazia. Infatti, a Sparta resistette sempre una rigida divisione della popolazione in caste ereditarie. L'appartenenza all'una e all'altra di esse era sancita dalla nascita e non poteva in alcun modo mutare, essendovi vietati anche i matrimoni tra persone di caste differenti. Tutti i poteri politici erano detenuti dagli spartiati, cioè dagli appartenenti alla casta aristocratica, che vivevano tra loro in perfetta uguaglianza di diritti, doveri e modi di vita. Risultavano ovviamente esclusi dal potere non solo gli schiavi e le donne, ma anche gli abitanti spartani non di origine nobile. La vittoria della piccola Grecia contro la Persia, contro la grande Persia. Il singolo mondo delle libere città greche sorgeva ai margini dell'immenso impero persiano e non poteva non suscitare gli appetiti di conquista. Agli inizi del V secolo a.C., i persiani, prima con il re Dario e poi con suo figlio Serse, cercarono quindi di sottomettere la Grecia. Malgrado però la forza militare dei greci e persiani fosse grande,
forse grandemente sproporzionata a vantaggio dei persiani, furono imprevedibilmente proprio questi ad avere la peggio nel corso di due successive spedizioni. Era la vittoria dello spirito di autonomia e di libertà delle città greche, coalizzatesi per difendere la propria madrepatria ideale, l'Ellenikon, contro l'organizzazione su base puramente territoriale del grande regno persiano. L'egemonia di Atene. La vera vincitrice delle guerre persiane era stata Atene, così sotto la guida di Temistocle e poi di Pericle, la potente città dell'Attica seppe consolidare attorno a sé un vero e proprio impero di città a essa soggette, in varie forme, mediante il legame sancito dalla Lega di Delo. Ad Atene si contrapponeva Sparta, roccaforte del potere aristocratico, e la lunga fase di avvicinamenti e di conflitti tra le due città finì per sfociare, come vedremo, in guerra aperta, quella conosciuta con il nome di guerra del Peloponneso. Il frutto politicamente più importante della civiltà greca fu proprio la democrazia, il governo del popolo. I greci furono i primi, nel mondo antico, a ritenere che la vita politica dovesse essere governata dalla volontà e dalle opinioni di tutti i cittadini. Fu Atene la città guida che elaborò e direttamente sperimentò il modello più compiuto di democrazia nel mondo antico. Essa si basava sull'assemblea di cittadini ed era ispirata dal principio della libertà di parola. Chiunque poteva intervenire nel dibattito. Pur tuttavia, non si può non riconoscere che la democrazia ateniese aveva, come abbiamo detto, forti limitazioni. Meteci, schiavi e donne non furono mai considerati cittadini. Inoltre, per chi viveva del proprio lavoro, non sempre era possibile avere tempo per l'assemblea. La riforma di Clistene segna l'inizio della democrazia. Gli obiettivi fondamentali di Clistene furono quelli di diminuire il potere delle grandi famiglie aristocratiche e di allargare la partecipazione al governo della città anche ai ceti meno abbienti. Per questo egli abolì anzitutto le quattro classi istituite da Solone, basate sulla ricchezza, e riorganizzò la popolazione dell'Attica secondo criteri geografici, suddividendo il territorio in tre parti, la fascia costiera, la pianura e la zona montuosa più interna. Le quattro antiche tribù, legate alla grande proprietà terriera e alle famiglie aristocratiche, con la riforma di Clistene, vennero abolite e sostituite con 10 nuove tribù, ciascuna delle quali formata da cittadini, sia del territorio costiero, sia della pianura, sia del territorio montano. In questo modo, all'interno di ogni tribù venivano rappresentati diversi interessi: quelli dei ricchi latifondisti della pianura, quelli dei contadini poveri delle zone collinari e quelli degli artigiani e dei commercianti della costa. Inoltre, all'interno di ogni tribù, i ceti più poveri venivano ad avere la superiorità numerica rispetto a quelli più abbienti. Ciascuna tribù doveva sorteggiare 50 membri che andavano a far parte della bule, detta anche Consiglio dei 500, che era il nuovo organo di governo della città in collaborazione con gli arconti. Essa aveva potere legislativo ed esecutivo, si occupava di questioni amministrative e finanziarie, di politica estera, dell'esercito, di questioni religiose e dei lavori pubblici. Le proposte della bulè venivano discusse dall'Ecclesia, l'assemblea di tutti i cittadini, che ebbe poteri decisionali e assunse così un ruolo fondamentale nel governo della polis. Con il nuovo ordinamento voluto da Clistene, tutte le cariche pubbliche venivano designate mediante il sorteggio, per impedire che fossero ancora favoriti i più ricchi o i nobili. Solo gli arconti e gli strateghi, cioè i capi militari, venivano scelti in base a meriti individuali, uno per ogni tribù.
venne decisa una retribuzione per coloro che, ricoprendo cariche pubbliche, avrebbero dovuto abbandonare temporaneamente il loro lavoro. Non va tuttavia dimenticato che esisteva pur sempre una parte di popolazione, le donne, gli schiavi emetici, che, pur essendo residente in territorio attico, non aveva il diritto di cittadinanza ed era perciò esclusa dalla vita politica. Inoltre, anche all'interno dell'assemblea popolare teoricamente aperta a tutti i cittadini, c'era sempre un'altra percentuale di assenteismo, soprattutto tra coloro che, vivendo lontani dalla città, avevano difficoltà a lasciare il proprio lavoro. Per limitare il rischio di tirannidi, Cristene istituì lo stracismo, il cittadino che guadagnava troppi consensi e accentrava su di sé un eccessivo potere, insidiando così il regime democratico, poteva essere mandato in esilio per 10 anni. La decisione veniva presa dall'Assemblea Popolare con una votazione fatta su pezzetti di coccio, in greco ostrakon. Lo ostracismo inizialmente fu un'arma efficace per combattere i pericoli che minacciavano la democrazia, ma presto degenerò in strumento di lotta politica con cui era possibile sbarazzarsi degli avversari politici.